più e questa sera compie 27 anni e noi non potevamo assolutamente mancare. Siamo a Cava al Bedroom per festeggiare la nostra amatissima Benedetta. Fa sempre tardi, ci mette tre ore per prepararsi. Sì, infatti l'appuntamento era alle 11:30, è arrivata all'1:30, quindi. Però vabbè, dai, ne vale la pena aspettarla. Sì, e infatti i pregi sono molteplici, è una ragazza dolcissima, è sempre a disposizione di tutti, ha un cuore gigantesco. Cosa ti senti di volerle augurare? Il meglio di tutto. Benedetta, questa sera siamo qui per festeggiare Benedetta, ma soprattutto per parlare di lei. Voglio sapere i suoi pregi e i suoi difetti. È ritardatario. L'avevamo capito. No, però è una ragazza al cuore d'oro, è veramente una persona piena di energie, una persona speciale che ti sa stare vicino nei momenti di debolezza, ma sa condividere anche dei bei momenti. E un altro difettuccio?
No, per me essere ritardatario è quello più... E quello è il top, insomma. Una volta in pizza prendiamo appuntamento a mezzanotte, si presentò alle 6 di mattina. E beh, adesso ho capito perché è così grave questo difetto, dai. Che cosa le auguriamo? Allora, bene, Rossi. Io le auguro tutta la serenità di questo mondo, di realizzare i suoi desideri che sono anche molto ambiziosi. Però la voglio tanto bene, quindi spero che veramente li raggiunga. Ha preso un 30 diritto romano. Ha preso 30! Cioè, l'esame! Sì. L'esame! Diritto romano! Insomma, gli auguri non sono per te, sono per lei! Lei soprattutto, sì, è vero! Tale zia, tale, non è vero! Non è vero, è più brava lei! Allora possiamo dire che in questa famiglia buon sangue non mente, insomma! Sì, dai, possiamo dirlo! Ma si vede che è mia nipote! Possiamo dire che siamo sorelle! No, non si vede che sono nipote! Siamo sorelle! Dei colori completamente diversi! Ma anche l'età, dai! Allora dai, tappati le orecchie perché le devo chiedere i tuoi pregi e i tuoi difetti! Pregi e difetti di zia Benedetta! Allora, pregi, direi la solarità, la sincerità e il fatto che sia sempre super disponibile e sempre allegra. Difetti forse un po' incasinata, però tutto sommato è perfetta come zia. Quindi insomma nel suo caos è solare e sempre allegra. Nel suo caos è bella così com'è, forse proprio perché è così, dai. Che cosa le vorresti augurare? È veramente tutto il meglio che la vita le può offrire in questo momento. Guarda, ne approfitto, visto che sei la nipotina, ci vuoi raccontare anche un aneddoto di zia Benedetta? Guarda, magari... Mi qualcosa, vai, spara! Beh, una caduta che magari mi fece fare che non ci abbai con i tacchi, però dopo la discoteca. Piccole cosine, invece nella vita quotidiana com'è la... Che cosa potresti dire di lei? Quali sono le cose che maggiormente condividete? Beh, la serietà nello studio, perché lei comunque è molto brava all'università, i ragazzi e il modo in cui si pone. Era importante venire per Benedetta, siamo tutti presenti. Esatto, perché siamo tutti qui per Benedetta? Quali sono i pregi e quali i difetti? Mi chiedi troppo, i suoi pregi sicuramente la solarità, una ragazza sempre sorridente, difetti non ne ha. No, è possibile. Io non ne conosco. Quanto tempo è che vi conoscete? Non molto, qualche mese. Ah, ecco, vedi, per questo. Ancora non li ho conosciuti. Che cosa le auguri? Tanta felicità e uno stupendo 2015. Che dica quanto è muscoloso l'amico tuo. Ma io li scelgo, gli amici. Ma facciamo un provino prima di diventare miei amici. Mi pare come te, Benedetta. Comunque. Imparerò da te a fare i provini. Vieni con me, gli amici di Benedetta, una nuova edizione, dovevano essere muscolosi, belli, sensibili, educati. Così, dai. Ma tu lo sei? Cosa? Sei bello, dolce, sensibile? Beh, dolce più o meno. Bello non so, lascio giudicare gli altri. Questo lascialo giudicare a noi! Allora, i pregi sono tanti. È molto eclettica. È bella. Sorprende sempre. Bella. No, bella. Bellissima. Okay. Sexy. Molto sexy. Poi di difetti ne abbiamo un bel po'. Vai, spara, tappati le orecchie, non sentire, vai. Non sta mai fermo. Mai. E non è un difetto. No. Però alcune volte diventi talmente imprevedibile che io dico, ma dov'è Benedetta? Benedetta. Imprevedibile, insomma, è proprio. E quindi per un ragazzo, per un potenziale suo ragazzo, diventa una cosa negativa. Comunque questo è perché lui ti sta corteggiando e non sa ancora che pesci prendere. Giusto sintetizzato, facciamole gli auguri. Auguri Benedetta. Grazie. Tu uomo, tu fidanzato, come si fa con Benedetta sempre? Voglio sapere com'è Benedetta nel quotidiano. È una ragazza splendida, stupenda, non c'è nulla da dire. Le auguro tanti auguri di buon compleanno, no? È una serata stupenda. Ed è una ragazza speciale. Allora andiamo proprio al dunque, i pregi quali sono? Non ha difetti, tutti i pregi sono buoni. Non può non avere difetti, di la verità, devi essere onesto.
No, non è Advent, davvero. Sei proprio innamorato perso, non ci vedi? L'amore è cieco e comunque... Allora diciamo i pregi? I pregi? Ma tutti i pregi possibili e immaginabili, non c'è nulla da dire. È una ragazza splendida, è spumeggiante, è la bionda più bella del mondo. E sono d'accordo con te, che cosa le auguri con tutto il tuo cuore, perché ti vedo innamoratissimo? E tantissima felicità. Con chi? Il meglio, e spero con me. Bregge è una persona di cuore, una bravissima persona, le voglio un mondo di bene, difetti non ne ha. Quanto le vuoi augurare? Le voglio augurare 100 di questi giorni e tanta felicità. È un po' permalosa. Un po' permalosa, però è simpatica, una ragazza molto solare, e poi è molto forte, è una ragazza grintosa. Quindi insomma è piena di grandi qualità. Che cosa le vuoi augurare? Tanto amore. E io penso che ne sia veramente piena, devo dire la verità. Tuoi 27 anni, che cosa ti auguri? Beh, innanzitutto una
ti do fede. Ah, lui è il mio PR ufficiale, Vito. PR ufficiale, il nostro Vito, buonasera. Sono contento che c'è qui Benedetta per festeggiare il suo compleanno, che è unica. Grazie a te. Veramente una ragazza tutto... unica e merita tanto, la voglio troppo bene. E quindi non poteva mancare neppure lui. Che cosa ti auguri? Per il 2015, vabbè, serenità innanzitutto, stiamo facendo una foto in diretta. Felicità e poi divertimento come stasera, dai. E la laurea, mi raccomando, a giugno la mia laurea. Faremo un'altra festa. Te la auguro tanto anch'io, guarda. Fidanzato, vieni qui. Concludiamo, voglio concludere questa meravigliosa intervista, ma soprattutto questo compleanno con un bacio, un